bisogna fare silenzio qua, perché questo è un cimitero, che è il posto giusto dove celebrare il Sabato Santo. Quello dove, appunto, un grande silenzio cala su tutta la terra. Pensa che in questo giorno non si celebrano messe, non si fanno liturgie. Tutti gli altari delle chiese sono completamente spogli e addirittura i tabernacoli sono tutti vuoti. Perché? Perché Gesù è morto e sepolto. Anzi, non sepolto del tutto, perché alcune donne avevano interrotto il rito funebre proprio a causa del Sabato Santo, che è il giorno sacro degli ebrei, dove non si lavora, cose che capitano. Ma comunque il giorno seguente, la domenica, sono tornate alla tomba per finire il rituale con quella faccia da funerale. Ma c'era un problema: il rituale non l'hanno potuto finire perché il morto non c'era più. Anzi, al posto del morto gli sono apparsi due uomini che gli hanno fatto una semplicissima domanda: perché cercate fra i morti colui che è vivo? Ora, noi sappiamo come finisce la storia, cioè che Gesù è risorto. Ma le donne ancora no. E se ti mettessi nei panni di quelle donne, tu, un morto, dove lo andresti a trovare? Tra i morti, no? Ed è qui che casca l'asino, perché cercheresti la persona sbagliata nel posto sbagliato. Primo, perché la persona che definisci morta non è morta, ma è viva e vegeta. Secondo, siccome è viva, non sta dove c'è morte, ma dove c'è vita. E siccome tu in realtà non cerchi la morte, perché ogni essere vivente tende a sopravvivere, tu cerchi e vuoi una vita vera, bella, felice. E dove la cerchi? Dove c'è morte, tristezza e schifezze varie. E in altre parole, parafrasando le parole di quell'uomo, perché cerchi la vita dove c'è morte? È proprio impostata male la ricerca. È come dire che voglio bere acqua ma vado a prenderla nel deserto. Ma nel deserto non c'è l'acqua. E stai tutta la vita a morire di sete semplicemente perché l'acqua sta da un'altra parte. Vuoi la vita vera, la vita bella, la vita sana? E allora non stare nel tuo cimitero a piangerti addosso. E cerca Dio dove si fa trovare veramente, dove si vive, dove si respira. Perché Dio non è qui, è risorto.